applause di Lady Gaga, Simone Di Benedetto. È il momento di Francesco Marotta. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. Tra l'altro è una decisione davvero difficile, perché sono due ragazzi con una forte personalità, molto eccentrici, con un look tra l'altro molto particolare. Complimenti a tutte e due. Cos'è questo? È un'armatura? È vera. Cosa sei, un cavaliere dello zodiaco? No, è una cosa tipica siciliana. Ah, ok, perfetto, una cosa tipica siciliana. Ah, ecco, vediamo. Probabile sia anche un portafortuna. Allora, in effetti lo è, perché lo ha realizzato una mia amica. E quindi lo è, come se fosse un portafortuna. Vedremo, vedremo. Prima di chiederti la decisione finale, chi è il vincitore fra questi due ragazzi del tuo team, Raffaella, chiedo invece a Pelù, Piero Pelù, un parere su questa performance. Sono stati abbastanza folli tutti e due, come è giusto che sia, sia nel modo di porsi, ma anche nell'interpretazione. Io devo dire che i ragazzi hanno un livello di preparazione tecnica veramente alta, cioè io non riuscirei più di tanto a cantarle queste, al di là del genere musicale, ma se anche se mi impegnassi non ce la farei a cantarle queste canzoni, per cui cosa vuoi che mi metta a giudicare quello che fa gente più brava di me? Ma stiamo scherzando? Ma non mi permetterei mai. Io posso dire solamente che Simone ha una bellissima armatura da pupo siciliano e che Francesco c'ha due moustache che mi porta anche simpatia nei suoi confronti. Sono tutti e due molto bravi e simpatici. Grazie.
Axe, che cosa ne pensi del Cavaliere dello Zodiaco e di questo ragazzo molto hipster? Francesco ha fatto un'interpretazione molto emozionante e, per quanto mi riguarda, impeccabile. Ma Simone dimostra che certe cose possono avvicinare anche persone, le persone più lontane. Tipo, lui mi ha cantato un pezzo di Lady Gaga che io adoro, vestito come un cartone animato giapponese che io adoro. Mi ha conquistato, perché fare applause poi di Lady Gaga è una scelta davvero fan di Lady Gaga, perché è facile amare Lady Gaga quando la amano tutti. Io Lady Gaga la amo quando si fa vomitare addosso. Beh, tipo, Madonna, che brutto verbo. Oh, guarda che l'ha fatto veramente lei. Ho non capito, ma non io. Mi piace ricordarlo. Uffa. E invece io te lo ricorderò sempre, tutti i giorni. Noemi! Io invece, perché mi piace mettere la Raffaellona sempre in dubbio. Eccola. La mia amica. Non l'avrei messa in knockout. Perché lui mi piace perché c'ha questo timbro bello, ignorantone, graffiante. Certo. E dall'altra parte, però, a me piace tanto te, il tuo personaggio, questo cavalcare tra una parte e l'altra, ma maschio, femmina, è una roba che mi piaceva un sacco. E quindi a me sono piaciuti tutti e due, io non sceglierei mai tra loro, non so, cavoli tuoi. Vorrei invece rientrare nella crudeltà, purtroppo, del knockout, perché è arrivato il momento. Raffaella, devi scegliere chi portare ai live fra Simone Di Benedetto e Francesco Marotta. Francesco lo sapevo già perché ha scelto un bel pezzo che va bene per le sue corde, ha molta grinta, un bel graffio, un tono caldo di voce e va bene. Simone, tu hai fatto dei passi da gigante, non hai traballato alla fine, ti muovi bene, forte le mani, forti i piedi, mi hai veramente, come dire, scioccato. Tu hai tutte le possibilità di diventare un ragazzo che si muove cantando. Sei al 70%. Lavora, ti prego, per arrivare al 100%. Quindi non te la prendere se non ti porto con me. Ovviamente mi porto ai live. Francesco. Il vincitore è Francesco Marotta, che prosegue nel suo cammino verso il live di The Voice. Saluta Raffaella. Che paura! Le immagini, se non lo sceglieva, che urlo faceva? Chi è che urla così? Ma se non ti sceglievo mi menavano. Complimenti a Francesco Marotta, ancora un applauso.